scale senza scivoli, marciapiedi interrotti o mancanza di ascensori. Da molti anni con la nostra emittente portiamo avanti una battaglia contro le barriere architettoniche che rendono complicata la vita delle persone con disabilità, ma anche di molti altri cittadini. La denuncia di oggi viene da Ostia, nello specifico da Piazzale della Posta. Raggiungere il postamat, che alle mie spalle sembra un gioco da ragazzi, ma in realtà non lo è per tutti, perché ci sono 4 gradini che ne impediscono l'accessibilità. Il postamat esterno è vietato ai disabili che si spostano su una sedia a rotelle. Di conseguenza, per loro accedere al servizio quando la posta è chiusa è impossibile. Comunque è una comodità inutile, perché se ho bisogno di 20 euro non ho la possibilità, eppure qui c'è lo spazio. Circa 10-12 anni fa io l'ho denunciato e protocollato questa cosa al municipio, ma vedo che ancora è così ed è l'unico bancomat che ce n'è dintorni qua. Ed è tutto accessibile tranne queste scale. Se uno ha un po' di coraggio, bordo colonne ci arriva, però è sempre a rischio, che poi neanche ti risarciscono, perché poi dicono: chi te l'ha detto di andare là? È un servizio inutile per noi. E poi se io ho il conto nella posta, è doppiamente inutile, perché dove vado a ritirare i soldi? Continuiamo nelle nostre peripezie giornaliere, ma soprattutto, ecco, quando ci troviamo a visitare questo quartiere, questa città che è Ostia, e anche un turista su una sedia a rotelle in una giornata di domenica, quando la posta è chiusa, si trova il bancomat inaccessibile. Questo è una cosa che non si può spendere, non si può prelevare, anche in una situazione d'emergenza. Mi vorrei rivolgere principalmente al direttore di questo ufficio postale, che metta un occhio e un'attenzione particolare sull'accessibilità esterna di questo piazzale, di questo ufficio, perché anche noi abbiamo la necessità di fare dei prelievi in delle giornate in cui la posta è chiusa, in delle belle domeniche di sole, perché non possiamo andare a prelevare. Quindi ci viene precluso questo servizio pubblico, che per noi non è più pubblico.